Ciao di nuovo ragazze, sono tornata con un altro video, mi vedete sempre con lo stesso trucco, sempre con la stessa acconciatura, sempre con la stessa maglietta, perché ho deciso di girare anche questo video, sempre oggi, magari li caricherò in giorni diversi così almeno. Comunque, siamo qui oggi per... sono qui per farvi vedere sostanzialmente quella che è una valida alternativa, secondo il mio parere, alla Naked 1. Io la Naked 1 l'ho acquistata relativamente da poco, ce l'avrò da circa un mesetto in realtà, quindi comunque ho avuto modo di provare tutti questi colori, tutti li ho provati, credo proprio tutti, sì tutti. Buonissima, cioè veramente è la palette dei nude, come dicono tutti, è vero, è la palette dei nude, si sfuma bene, i colori sono intensi, il mio cane abbaia, sì. I colori sono intensi, sono bellissimi, hanno dei dorati, ha degli opachi, dei satinati, dei glitterati, insomma, lo sappiamo tutti, è la Naked. Io invece sono qui per proporvi un'alternativa, come vi dicevo, più economica rispetto ai quasi 46 euro, io l'ho pagata 45 credo da Sephora. L'alternativa economica che vi propongo è questa qui, quindi... palette di The Balm. Questa si vende solo da Gardenia. Io ho lavorato da Sephora, ho lavorato da Gardenia. Nessuno mi paga per dirvi andate tutti da Sephora oppure andate tutti da Gardenia. No, queste sono le mie opinioni personali. Quindi da Gardenia, la The Balm, come linea, The Balm si chiama, e si chiama la palette Nude Tude, è sempre una palette che cerca comunque di imitare quella che è la famosissima Naked, mentre appunto la Naked la trovate solo da Sephora, come tutte lo sappiamo, insomma. Allora, questa palette, che cosa dire? I colori sono molto belli e molto scriventi, ha un ampio specchio che vi faccio vedere, eccolo qui, sì, va bene, basta. I colori sono tutti molto scriventi, si presenta con all'interno anche un pennellino che da una parte praticamente è una sorta di pennellino angolato però che può anche sfumare, dall'altra invece è proprio un pennellino angolato. Quindi questo qua è veramente, io lo uso tantissimo sia per sfumare la linea di eyeliner o di matita, sia anche per rifare le sopracciglia, cioè va bene per tutti e due, insomma. Mentre invece per quanto riguarda la palette vi faccio vedere più da vicino i colori. I miei preferiti in assoluto sono questo qui, Silly, se non sbaglio, sì, Silly, e mi piace tantissimo anche il prugna questo, che si chiama Sexy. Poi che dire, i colori opachi secondo me sono bellissimi, tipo questo nero è intensissimo, con una passata è così intenso, eh. E anche il marrone che io molto spesso uso anche per coprire i buchetti per le sopracciglia, veramente carini. E poi uso tantissimo anche il bianco per fare i punti luce, infatti come magari avete visto dalla cialdina è consumato. Quindi ottima, ottima palette, come vi dicevo è un'alternativa economica, quindi rispetto alla Naked quali sono i pro? I pro sono che i colori sono molto belli, alcuni assomigliano anche alla Naked, adesso tutti mi diranno ah, la Naked è più bella, la Naked! Secondo me alcuni colori però sostituiscono quello che è l'utilizzo della Naked sostanzialmente. Il nero rispetto alla Naked è opaco, mentre nella Naked 1 è brillantinato dentro dei glitter. Le faccio vedere vicino così almeno date un'occhiata anche voi. Spero che sia a fuoco. Comunque, il dorato, quello della Naked, è più un dorato bronzo, mentre quello di The Balm... Mamma, come sono messa storta! Mentre quello di The Balm invece è più un giallo quasi. E poi che dire, alcuni colori sono veramente simili, secondo me, una volta stesi, tipo i marroncini. Buck si chiama, che è questo qui, questo colore... Questo qui, Buck, che è un marroncino opaco, di quelli marroncini stupidi li chiamo io. Ed è assolutamente uguale al Sultry, insomma questo qui, della The Balm, cioè sono veramente identici. Così come anche altri colori, ad esempio il Sick, no scusate, sì il Sin, il Sick, che è questo rosino qui della Naked, è identico allo Stand Offish. Che è questo qui, sono veramente, adesso magari così non si vede questo sempre più, però sono veramente simili. Un pregio che ha la Naked sicuramente è... Ecco, ho rovinato la cialdina!
no! Con quello che costa. Vabbè, le metto via comunque, tanto sappiamo di che cosa stiamo parlando. Comunque, un pregio, dicevo, che alla Naked rispetto a qualsiasi marca di ombretto, secondo me, cioè Urban Decay in generale, è il fatto che i colori di Urban Decay si sfumano veramente benissimo, sono facilissimi da sfumare, si sfumano in poco tempo, anche con dei pennelli che non sono proprio professionali noi riusciamo a sfumare qualsiasi cosa con questi ombretti, non che con gli ombretti di The Balm non si riesca, però assolutamente. Se devo fare un paragone, dico, ok, la Naked si sfuma meglio. Poi per quanto riguarda la scrivenza, invece la pigmentazione, sono due palette che assolutamente si equivalgono, secondo me, insomma. Come pigmentazione anche questa è veramente buona. Prezzi, la Naked, come vi dicevo, a me sembra di averla pagata sui 45 euro, correggetemi se sbaglio. Mentre invece la Nude Tude viene sui 29 euro, quindi ci sono ben 15 euro di differenza, sono sempre 12 ombretti. Poi, ovviamente, sta a voi testare, magari andate nei negozi a vedere se non avete né una né l'altra o siete curiosi di provarne una diversa, insomma, vedere quale preferite. Io, sinceramente, sì, sono passata alla Naked anch'io, proprio per il fatto che si sfumano molto più facilmente. Avevo questi 45 euro da spendere, perché non spenderli in una palette che ho già, sì, sono una spendacciona, lo so. Insomma, spero con questo di avervi dato uno spunto utile, magari se siete alla ricerca di una palette nude e non volete spendere 45 euro, potete magari puntare su qualcosa che costa un pochino meno. Io vi saluto e ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao!